Kravchenko fa la sua passeggiata quotidiana. Ha riconosciuto in questi giorni nella Zenaide Gorlova, giunta dalla Russia, la donna che fu per breve tempo sua moglie. Si tratta effettivamente, ha detto, di quella Gorlova di cui parlo nel mio libro. Ascoltiamo ora Würmser, l'articolista di Lettre Française, uno dei maggiori avversari di Kravchenko. The Lettre Française, born during the occupation and the underground fight against fascism. In sostanza, Würmser ribadisce le proprie accuse e ricorda le benemerenze del suo giornale. Intanto, al tribunale correzionale, le sedute sono state riprese. Kravchenko arriva in auto. Sono giunti frattanto i testimoni a favore dell'ex funzionario sovietico. Alloggiano a Parigi a sue spese. Sono per la maggior parte reduci dai campi di concentramento. Il vecchio Ivan Kornienko è portato in barella.